Bene, oggi parliamo del Turbocharger 5000, che è una batteria portatile fondamentalmente, venduta e prodotta da Proporta, molto utile per caricare tablet, telefoni, cellulari, ebook reader, smartphone, ma anche e soprattutto la sua particolarità è proprio questa, i prodotti Apple, quindi l'iPhone 4 e il tablet iPad. Dicevo, è fondamentalmente una batteria da 5000 mAh, che da portarsi sempre dietro. Pesa 500 grammi, adesso vi faccio vedere cosa c'è nella confezione. Eccolo qua. È piccolissimo, vi faccio vedere la confronto con un mouse. Questo è un mouse, questo è il Proporta, quindi le dimensioni sono abbastanza piccole, pesa meno di 500 grammi, ha una linea e una forma decisamente essenziale. L'unica parte attiva è il pulsante centrale che, se premuto, appunto, segnala lo stato di carica. Ci sono tre levette che segnalano dal 0 al 30%, dal 30 al 70% e dal 70 al 100%. Adesso è scarico, è quasi completamente scarico, quindi mi segnala, si lampeggia e si spegne. Sul fondo ci sono due porte USB che servono per uscita, quindi per collegare i dispositivi, che poi vedremo dopo, e una porta d'ingresso che serve per collegarlo alla rete elettrica se avete il cavo o per caricarlo, quindi o a un computer, a un portatile o a un accessorio, una periferica del genere per caricarlo. Nella confezione c'è questo panno, questa busta in velluto con la chiusura qua all'accini, che contiene tutta una serie di adattatori che permettono di collegare più dispositivi possibili. Ad esempio, c'è un cavo retrattile, eccolo qua, che può essere collegato, che offre la porta USB grande, che poi di volta in volta può essere collegato a vari adattatori che servono ce ne sono diversi, come vedete, nella confezione. Sia con porta mini USB che con questo è quello per l'iPad, per il tablet Apple. Questo è quello per i cellulari Nokia. Questo è un altro cavo USB. Nei nostri test abbiamo provato prima di tutto a caricarlo, a misurare i tempi di carica per portarlo quindi da 0 tacche come adesso, che tra poco si spegnerà, alle 3 tacche complete. Beh, ci è voluto del tempo, più di 2 ore, con i primi 5, la prima tacca che si è accesa, che si è completata dopo 50 minuti, dopo 90 la seconda e dopo 160 circa la terza, con il dispositivo completamente carico. Tutto questo tempo però ci è stato ampiamente ripagato, perché il Turbocharger 5000 ci ha permesso di caricare quattro dispositivi nell'ordine: un ebook reader Nook, una Nintendo DS Lite, quindi una console, uno smartphone NGM ed un cellulare Nokia, tutti quanti attraverso la porta mini USB. Ci ha permesso di caricare tutti questi quattro competitivi, questi dispositivi piuttosto comodamente, con una sola carica. Abbiamo fatto anche una veloce prova con alcuni prodotti Apple, che sono poi la caratteristica principale di questo prodotto Proporta. E ecco, abbiamo avuto soltanto qualche problema con l'iPad, perché da zero, scarico completamente, non siamo riusciti a caricarlo utilizzando tutta l'energia di questo turbocharger, quindi siamo arrivati all'incirca al 70-80%. È comunque un buon risultato, perché vi permette almeno il 50% di allungare di almeno il 50% l'autonomia del tablet Apple, che non è male, visto che già di suo, insomma, è abbastanza longevo. Diverso invece, molto diverso il discorso per gli iPhone, perché siamo riusciti a caricarlo all'incirca 2-3 cicli abbiamo fatto di carica completi con un turbocharger al massimo, e abbiamo all'incirca un'ora, 1 ora e 20, 1 ora e mezza per caricare da zero un iPhone.
Bene, veniamo alle conclusioni, alle considerazioni finali. Tra gli aspetti positivi, senza dubbio, è la comodità, la qualità dei materiali usati. C'è una sorta di rivestimento antigraffio, quasi in gomma, che è molto piacevole al tatto. Anche il design è carino, piccolo, elegante, insomma, non sfigura, non sembra assolutamente quel che è realmente alla fine una batteria di scorta. Quindi leggero anche, comodo e semplice da. Facile da portarsi dietro. Di contro vi segnalo la mancanza di un tasto, di un apposito pulsantino che avrebbe fatto comodo per bloccare il tasto centrale. Capiterà un po' a tutti di trovarsi con il dispositivo acceso perché per caso in borsa si è premuto il tasto. Ecco, un piccolo interruttore o qualcosa che per bloccare questo avrebbe reso le cose molto più semplici. Altro aspetto, secondo me, negativo, che avrei preferito fosse migliore, è la velocità, la taratura delle tre tacche, nel senso che il dispositivo resta sulle tre fino quasi al termine della carica e poi passa molto velocemente dalla seconda alla prima, il che non vi aiuta a capire, a stimare quanto tempo ancora di carica vi resta al suo interno. Bene, abbiamo trovato questo ProPorta Turbo Charger utilissimo per chi viaggia spesso, o comunque per chi si trova verso le 6, le 7 di pomeriggio con il cellulare quasi scarico, con lo smartphone che ha pochissima carica o con l'ebook reader, ecco, che magari si è dimenticato di caricare, questo oggettino salva, ma anche per chi va, non so, in vacanza e non vuole portarsi dietro troppi adattatori, basta portarsi dietro questo sacchettino e si ha tutto il necessario per alimentare i propri gadget per diverso tempo, come abbiamo visto. Il suo costo è pari a 52 euro, si può acquistare su proporta.com, ma potete ottenere uno sconto del 10% se l'acquistate attraverso il nostro sito. Per maggiori dettagli, appunto, proprio sulle modalità di acquisto attraverso netbooknews.it, vi consiglio di leggere l'articolo allegato a questo video.